E questo introduce elementi di sostanzialmente imprevedibilità dell'esistenza. Largamente imprevedibile diventa l'esistenza. Non soltanto si blocca l'ascensore sociale che malamente, ma insomma in qualche modo era stato messo insieme a quei tempi dei 30 gloriosi, che erano i tempi dello Stato sociale sostanzialmente, ma l'esistenza diventa precaria per tutti. Tu non sai come sarà domani. Ecco. E una società composta di individui atomizzati, che non riescono a organizzarsi in gruppi sovraindividuali coesi e duraturi, i partiti o i sindacati, di individui sostanzialmente preoccupati, sempre più preoccupati, è una società in cui il legame sociale si allenta, ovviamente, e una società in cui le differenze sociali, le disuguaglianze, aumentano. Per cui quella società che sembrava essere una società liquida o comunque viscosa, diventa in realtà una società con due caratteristiche strane, che sembrano contraddittorie. È una società di individui, di atomi, ed è al tempo stesso una società nuovamente rocciosa, cioè, detto in un altro modo, è diventato ormai esperienza praticamente di tutti che la mobilità sociale non c'è. Tu vivi dove sei nato, sostanzialmente. Strumenti di ascesa sociale. Lo Stato non te li dà. Questa è una società in crisi perenne, che non potendo abolire la politica, la trasforma. Non è più la politica dei partiti, odiosissimi partiti, criticatissimi partiti, corrotti, eccetera, eccetera. E diventa una società in cui la politica è il confronto ogni tanto fra leader, autoproclamatisi tali, che hanno alle spalle un partito che non ha più alcuna organizzazione, ma che è soltanto una macchina propagandistico-pubblicitaria di raccolta di voti. Che è esattamente quello che noi stiamo facendo, ma da tempo l'ha inventato Berlusconi questo meccanismo, ma l'hanno praticato in tutto l'Occidente. Cioè abbiamo davanti a noi partiti che continuano a essere molto potenti perché sono incistati dentro i gangli dello Stato, ma nella società non ci sono. E non gliene importa assolutamente niente, perché vogliono il voto non sulla base della collocazione socio-economica delle persone, vogliono il voto sulla base di spot, sulla base di emozioni. Ecco. E che tipo di emozioni ci sono in una società di quel tipo? Insomma, ci sono emozioni, come dire, di pietà per. Sì, tra l'altro è una società esposta in modo violentissimo all'immagine, si legge sempre meno e si guarda sempre di più il cinema, la televisione e finalmente il palmare, no? Esposta all'immagine, per cui dipende che quali immagini passano. Se passano immagini che generano pietà, tu avrai pietà, se generano immagini che generano odio, tu avrai l'odio, se generano immagini che generano paura, tu avrai paura. E la politica si fa così. Ecco. Il che produce cattiva selezione del ceto politico, tranne eccezioni, produce, in realtà, continua rabbia dei cittadini verso la politica, perché questa politica di sicuro non è in grado di mettere le mani nei meccanismi del paradigma economico. Cioè, proprio non ci prova e non ce la fa. Non ci prova e non ce la fa. Per cui tutte le conseguenze negative di quel paradigma
restano invariate quand'anche si passi da governi di destra a governi di centro a governi di sinistra, che hanno pochissima capacità di modificare le strutture profonde delle economie. In realtà non ci pensano nemmeno, non fa nemmeno parte della campagna elettorale, che è tutta giocata su temi collaterali rispetto ai temi economici. Ma rispetto al tema economico di fondo, cioè il dislivello spaventoso di potere che c'è fra il datore di lavoro e invece il venditore di lavoro. Oppure il fatto che il nostro paese è fermo per quanto riguarda il PIL pro capite al 1999, che insomma, mentre il resto dell'Unione Europea ha cresciuto il PIL pro capite del 15%, rispetto al 99 noi siamo a zero. Beh, queste cose di fondo, per cui naturalmente il paradigma neoliberista vieta allo Stato di stampare moneta, ovvio. Il primo dogma è la massa monetaria non è a disposizione della politica. Da cui tutto quello che si sente dire, non ci sono i soldi, che per uno Stato è ben strano, visto che se li stampa lui, o meglio, se li stampava, non ci sono i soldi. Non solo, ma quei pochi che ci sono vengono drenati dalle tasche dei cittadini, perché la macchina del neoliberismo è una macchina tendenzialmente deflattiva, odia l'inflazione. E per bloccare l'inflazione ci sono sostanzialmente due modi, tenere fermi i salari, se non abbassare le pensioni, tenere fermi i salari e alzare il tasso di sconto. Tutte cose che abbiamo. Poi ogni tanto un qualche prelievo alla Monti, blocco delle indicizzazioni automatiche dei lavoratori statali, eccetera, eccetera, siamo nella deflazione perseguita, no? Bene, tutto ciò genera, come dire, ansia, genera rabbia che si rivolge verso i più o meno incolpevoli migranti, che con tutto ciò c'entrano quasi niente, però insomma, un capro espiatorio devi pur trovarlo, che rabbia che si riversa contro il ceto politico, tutti. E infatti la nostra storia politica è sostanzialmente questa, che ogni legislatura emerge un politico nuovo che dice: io sono l'alternativa rispetto a tutto quello che c'è stato finora e li rottameremo tutti quanti, andate via, votate me e faremo tabula rasa. E così ci siamo fatti Berlusconi, e così ci siamo fatti Renzi, ci siamo fatti la Lega, Salvini, ci siamo fatti i 5 Stelle, ci siamo fatti Fratelli d'Italia. No? Sono 10 milioni di voti che girano in Italia, non sempre gli stessi se vogliamo, però ogni volta c'è un'elezione stravinta da qualcuno sulla base del principio cambiamo tutto. E poi non succede, perché la politica non se lo sogna neanche di avere il potere di cambiare tutto, ma non lo vuole, ma se anche gli dessimo in mano la bacchetta magica, cambia, non saprebbero da che parte cominciare, perché è da un mucchio di tempo che non fanno analisi politica, non sanno dove stanno i problemi, vedono soltanto le conseguenze dei problemi, ma non l'origine dei problemi. Dunque siamo dentro delle crisi, adesso le enumeriamo perché non basta dire così, le enumeriamo. Quello che dico vale per l'Italia perché siamo il paese messo peggio in tutta Europa per quanto riguarda alcuni parametri, ma in realtà tutto l'Occidente è coinvolto, ciascuno Stato risponde in modo diverso. Pensate agli Stati Uniti che sono infinitamente diversi da noi. Perché non sono uno Stato, ovviamente, ne sono 50, perché non hanno avuto i 30 gloriosi, perché mentre noi facevamo lo Stato sociale,
loro facevano i riots a Chicago e Los Angeles e bruciavano le città. Ecco. C'è una circolazione di violenza dentro la società americana che noi ce la sogniamo. Però oggi sono spaccati in un modo, ma che per noi è incredibile, una guerra civile proprio continua, che si alimenta continuamente di odio reciproco, e tutto ciò è crisi, sì, ma è crisi, ecco, questo è il punto fondamentale, che non viene interpretata e vissuta come una occasione di comprensione. Detto in un altro modo, c'è una coppia che è crisi e critica, sono la stessa parola. Quando vi ho detto all'inizio c'è la torta tagliata, avrei potuto dire alla crisi pertiene sempre la possibilità della critica. Cioè, grazie alla crisi puoi criticare, puoi andare a vedere. Noi viviamo dentro una serie di crisi che adesso enumeriamo, che danno pochissimo origine a critica, danno origine a risposte emotive, di odio appunto, reciproco, ma non a risposte intellettuali. Non c'è una questione sociale che genera il socialismo pre-marxista, il marxismo con le sue scuole, il pensiero sociale cattolico, ma neanche per sogno. C'è una situazione di crisi vissuta come una maledizione da noi che la riteniamo ormai naturale e insuperabile. Ecco. Per cui ci siamo sostanzialmente abituati a star male. E ogni tanto ci sono i riots, le rivolte, che non sono mai rivoluzioni. Cioè, noi in Italia non, neanche quelle facciamo, ma va bene così, per carità, per quel che servono, meglio non farle. Ma in Francia, dove sono piuttosto, come dire, nervosi, fino a qualche tempo fa, tutti i sabati che Dio mandava in terra devastavano Parigi e altre città importanti. Però, come vedete, non è cambiato assolutamente niente, perché quello che emerge non viene visto, sono emergenze cieche. Non si crea un'eccezione, ovviamente, ma non si crea neanche una vera emergenza. Emerge la insufficienza di un paradigma economico. Ma di tutto si parla meno che di questo. Questo è il punto. L'insufficienza del paradigma economico non viene mai tematizzata. Non viene mai colta come il problema.